Gli scopi di un restauro sono molteplici, ma certamente alla base di tutto vi è il desiderio di potersi riappropriare della bellezza logorata dal tempo, riconsegnandola così al nostro presente e al nostro futuro. A Bari tutto questo lo si incontra con la Fondazione Heart, che da tempo ormai cerca di donare nuova linfa vitale a Palazzo Fizzarotti. Fondamentalmente l'idea alla base è quella di importare il meglio del mondo, dunque avere uno spazio all'interno di Palazzo Pizzarotti tramite le residenze per artisti e tramite i progetti di workshop e formazione che permettono sia al meglio del mondo di venire in Puglia e dunque avere un'idea sia di quello che abbiamo come patrimonio e sia, diciamo, educare ad aprire il territorio culturale pugliese e sia con una moneta di scambio a portare i nostri fuori e dunque ad ampliare il tessuto culturale, però sempre mantenendo un'identità. Uno dei problemi, diciamo, del Mezzogiorno è che tutte la nostra intelligenza poi alla fine giustamente va fuori perché ci sono poche opportunità. Se l'idea proprio della Fondazione è quella di utilizzare Palazzo Pizzarotti come un contenitore di incontro e di sviluppo sia di ricerca culturale sia di ricerca artistica e scientifica e tecnologica, di modo che questo patrimonio possa in qualche maniera crescere a casa invece che andare all'estero, fondamentalmente. All'interno di questo progetto c'è appunto ovviamente il restauro di Palazzo Pizzarotti. Tutti i progetti di restauro che abbiamo in lista, che sono dalla facciata al giardino a tutto il primo piano monumentale, sono in realtà diventati un enorme laboratorio di formazione dove gli studenti praticamente vivono a Palazzo Pizzarotti e hanno vissuto a Palazzo Pizzarotti durante la pandemia perché è l'unico progetto che abbiamo portato avanti. Abbiamo chiuso le residenze, abbiamo chiuso qualsiasi tipo di altro progetto aperto al pubblico, ma abbiamo mantenuto il progetto di tirocinio perché prima di tutto perché ci tenevamo che le ragazze avessero, che le studentesse avessero la possibilità di laurearsi, perché senza quelle ore di tirocinio non potevano laurearsi, e soprattutto perché sotto tempesta bisogna mantenere la rotta, si riducono le vele, si mette in sicurezza la barca, ma si va avanti. E dunque ne abbiamo visto in questo progetto di restauro formazione l'opportunità di portare avanti la missione della Fondazione. La collaborazione con la Fondazione è nata esattamente 3 anni fa, proprio con lo scopo, l'intento di riuscire a portare avanti dei lavori di restauro. Questa collaborazione nasce appunto con l'Università degli Studi di Bari, precisamente con il corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali, dove vengono appunto attivati dei tirocini formativi proprio nell'ambito del restauro. Diciamo, questo lavoro di restauro appunto di questo pregevole pavimento è stato particolarmente insomma complicato, premettendo che ogni intervento di restauro è diverso l'uno dall'altro proprio perché dipende dalla tipologia di materiale su cui si interviene, dallo stato di conservazione in cui si trova, il fatto di incontrare in questo caso delle tecniche miste e così con materiali diversi. Chiaramente ha comportato uno studio preliminare, anche coadiuvato da delle indagini diagnostiche, grazie ai professori dell'università, del nostro Dipartimento di Geologia, per individuare appunto con precisione i materiali impiegati e quindi poter eseguire un intervento di restauro, quanto più compatibile al materiale su cui stavamo intervenendo. E quindi chiaramente la sperimentazione è stata lunga. Per riuscire ad individuare comunque con esattezza sia la composizione delle malte per la ricostruzione della parte del terrazzo alla veneziana, sia per riprodurre le tessere ed effettuare un intervento consustanziale, un'integrazione consustanziale del mosaico. Noi ci sentiamo più che altro. Ci caliamo completamente in quella che è la storia delle tecniche. E quindi la parte forse più bella del nostro mestiere è proprio calarsi e conoscere a fondo queste antiche tecniche che hanno permesso di realizzare, insomma, dei manufatti così, così belli. Una delle cose che tengo a comunicare, diciamo, al mondo esterno di Palazzo Pizzarotti è che
Sono fondamentalmente 30 anni che l'immobiliare pugliese, adesso la fondazione Hart, sta portando avanti un progetto di restauro e riqualificazione del palazzo. E molto spesso io mi trovo a cercare di far comprendere a chi non conosce le complessità della gestione di una struttura del genere quanto tempo ci vuole per fare anche le cose più minime. E adesso siamo quasi a buon punto, la fondazione sta aprendo alla città e non vedo l'ora di avere la città come nostri partner, come si dice in inglese, come nostri partner in crime, complici. Complici fondamentalmente di una rivoluzione che vede non solo il palazzo restaurato, ma anche restaurato un certo orgoglio per quello che è il nostro capitale storico e artistico, spesso messo in secondo piano. Da una narrativa che vede il Sud in secondo livello rispetto alla cultura italiana, e questo non è vero, e la fondazione spero diventi un tempio di questo pensiero.